Beh, questo è un riconoscimento molto importante. In buona sostanza io non posso che non ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale per questo riconoscimento nei confronti di una persona che ha profuso tanto impegno professionale, civile, morale, sia per la sua cittadinanza, sia forse anche per tutta la regione e l'Italia meridionale. C'è un vecchio proverbio cinese che dice che un uomo per essere tale deve fare almeno un figlio, deve scrivere almeno un libro e piantare almeno un albero. Ecco, il mio papà ha piantato l'albero, ha fatto 8 figli e ha scritto anche il libro, e questo libro è forse il libro della storia. A livello demografico ha dato tanto. Sì, è il libro della storia. E questo riconoscimento vuol dire che lui rimane nella storia di questa città con una strada a lui titolata e ha piantato degli alberi. Un ricordo di papà, un ricordo di severità e un ricordo di gioia. Il ricordo di severità è che lui è stato per me maestro fondamentalmente di scienza, e non posso non dimenticare che nelle sale operatorie mi ha dato sempre del lei fino ai miei 35-36 anni, e un momento di gioia è quando per la prima volta mi mise una mano sulla spalla e mi disse: bravo, hai fatto un bel intervento chirurgico. Questo è il ricordo professionale. Il ricordo umano fanno parte della mia sfera dei sentimenti, che non sono assolutamente esprimibili con 2 parole. Quindi deduco che praticamente era molto severo in famiglia. No, era di una dolcezza infinita, di una bontà fuori del comune ed intransigente sul lavoro. Complimenti e tanti auguri. Grazie, grazie a voi. Mi sono trovato in una città dove 15.000 persone senza numeri civici, stiamo destinandoli tutti nelle varie realtà del comune di Benevento, che è molto ampio e quindi molto diffuso. Con molta pazienza, grazie ai nostri collaboratori, assessorato urbanistica, un po' a tutti, piano piano ora metteremo altri 1.500 di queste stazioni, diciamo, pensanti e riflettenti. Oggi invece abbiamo titolato al professore Zeppa, che è una persona di grande capacità, di grande rigore professionale, di grande umanità. Era di Montefalcone al Fortore, è stato sindaco, ma è stato soprattutto consigliere comunale di Benevento sul piano politico. E poi uno che è stato protagonista della storia dell'oculistica nella città di Benevento. Arrivano qua tantissimi, mi chiedevano quando io ero parlamentare, mi chiedi un po' quando posso essere visitato il professor Zeppa. Io stesso, e ho ricordato poco fa che lui visitava gratis la povera gente e quelli di Montefalcone. Sono stato anch'io visitato come uno di Montefalcone, perché giocavo con Montefalcone in quel periodo, quindi soffrivo di queste prestazioni perché appunto avevo una sorta di cittadinanza sportiva onoraria di Montefalcone al Fortore.